strage di Bologna. Cioè avevano capito che dietro quella strage c'era un disegno eversivo di lunga data. E quindi in questa requisitoria loro che cosa fanno? Ripercorrono il peggio della storia d'Italia, purtroppo, perché di questo si tratta, riunendo tutto quanto sino a quella data, e siamo nel 1986, era stato scoperto nell'ambito di altri processi, di commissioni parlamentari, eccetera. E è una requisitoria che io trovo interessantissima, perché ripeto, non riguarda solo ed unicamente la strage, ma tutta la storia italiana dal 50 all'80. E ovviamente però una grossa parte di desecretazione dei documenti è avvenuta negli anni 90. E allora il mio intento era quello di integrare questa requisitoria con i documenti che dal 90 in poi sono stati scoperti proprio sui fatti inerenti la storia italiana, quello che questa requisitoria tratta. Quindi ecco, diciamo che c'è una mia premessa dove faccio la storia in base ai documenti desecretati dal 90 in poi, e poi lascio al lettore questa requisitoria estremamente avvincente, molto bella, scorre molto velocemente, e il pregio secondo me che ha questa requisitoria è che fa entrare il lettore proprio a capire il meccanismo. Cioè ci sono stati, la nostra ricordiamola, è stata la democrazia occidentale, cosiddetta democrazia avanzata, che ha avuto il più vasto programma di manipolazione politica, ed è anche la democrazia che ha avuto il più alto numero di stragi, perché questo, il terrorismo, faceva parte della manipolazione politica. Questa requisitoria ha il pregio di far capire come funzionasse questo meccanismo perverso, gli avanzamenti di carriera, i processi che non venivano fatti, gli imputati che venivano fatti fuggire, ecco, tutti questi sistemi per continuare a portare avanti questa lunga e infinita scia di sangue in Italia, per controllarne in realtà il processo democratico e la stessa politica. Quindi il quadro che emerge è un quadro di continuità, no? Dagli anni 60 fino appunto arrivare a Bologna. Assolutamente. E poi si capisce molto bene dalla requisitoria, perché sono sempre gli stessi nomi che compaiono, e si vede come negli anni questi nomi abbiano sempre operato con gli stessi meccanismi. Quello che poteva un po' modificarsi nel tempo era la manovalanza, la bassa manovalanza, ma le persone che facevano parte dei gradini più alti erano sempre gli stessi, e agivano con dei meccanismi, con dei sistemi che in realtà sono tutt'oggi validi. Perché quel sistema di raccomandazione, aiuto, come posso dire, ricatto, minaccia, non continua a essere. E quindi secondo me la cosa molto bella che permette di comprendere questa requisitoria è proprio un nuovo modo di vedere i fatti e interpretarli in maniera corretta, perché si capisce come funziona il meccanismo. È sempre lo stesso, gli uomini agiscono sempre nello stesso modo. Perché il meccanismo è sempre lo stesso? Perché ha funzionato benissimo. Difatti noi siamo una repubblica che ancora oggi non ha una sola condanna per i mandanti di queste stragi. Spesso sono state sacrificate delle pedine piccole, al limite qualche esecutore, quando c'è stato, perché spesso non si è arrivati neanche a quello. Quindi, oppure si è arrivati a delle sentenze di condanna additando qualcuno come esecutore, in realtà anche quello era un depistaggio, perché poi si è scoperto, magari dopo 17 o 20 anni, che questi non c'entravano nulla. Ma questo è il meccanismo. Ed è un meccanismo che funziona così bene che continua a esistere. Ancora oggi noi ne siamo assolutamente soggetti a questo meccanismo. Ecco quindi, secondo me, l'interesse per chi si occupa e per chi è appassionato di queste cose, di questa requisitoria. È molto chiaro il meccanismo. E quando uno ha capito il meccanismo, poi decifra in maniera chiara anche gli eventi quotidiani. Quel periodo, no, viene anche dai media, no, tradizionali, viene definito, no, come quello all'insegna della strategia della tensione, no, che è poi un'espressione che
noi possiamo capire che cosa vuol dire, però in realtà, detta spesso, no, nel dibattito, quando si è parlato di queste cose, diciamo che veniva spiegato questo concetto, ma fino a un certo punto, no? Dal quadro che ci fai tu, invece, si capisce bene poi in realtà che cos'era veramente. Sì, la strategia della tensione, che poi in realtà gli storici la individuano dal 69 al 74, in realtà questa, secondo me, può essere tranquillamente collocata da prima del 45, ma comunque diciamo dal 45 ad oggi è un continuo. Nel 45 gli alleati decidono che l'unica cosa che mancherà all'Italia sarà un'assoluta libertà politica, perché, non avendo stima per il popolo italiano, non ritengono che possa gestirla, e quindi decidono che saranno loro a controllarla. Dai documenti desecretati oggi noi sappiamo che questo tipo di controllo avveniva in più modi: attraverso il ricatto, attraverso il scegliere delle persone che potessero essere facilmente condizionabili, perché magari avevano delle debolezze evidenti da poter mettere ai vertici delle istituzioni del paese, e se questo non era sufficiente, nel causare una cronica debolezza dei governi, non disdegnando, in caso di necessità, di minacciare dei colpi di Stato e di compiere atti di terrorismo e stragi. E questo è chiaramente detto nei documenti oggi consultabili dei servizi segreti americani, dove il terrorismo viene definito fattore interno stabilizzante.